Ciao a tutti amici di Wire Magazine. Oggi andiamo a parlare dell'applicazione Dolphin Browser, applicazione che ci permetterà di andare a sostituire, diciamo, il browser originale presente nel telefono con questo che, devo dire, è molto molto ben fatto. Allora, il browser, devo dire, è molto veloce nel caricamento delle pagine, ma non è questa la sua prerogativa principale. Allora, possiamo vedere che il browser gestisce le tab, quindi possiamo andare a creare delle nuove tab direttamente nel browser senza, diciamo, cancellare la pagina che stiamo guardando e lasciando comunque un pulsante di richiamo rapido, quindi non sarà necessario uscire dalla finestra per andare in un'altra. Oltre alla schermata principale abbiamo due schermate, una a destra e una a sinistra. A sinistra troviamo i vari segnalibri e le opzioni. Possiamo andare a trovare le opzioni, se riesco a cliccarlo, eccolo qua, posso trovare le opzioni. A destra invece, cosa molto interessante, secondo me una delle funzioni principali di questo browser, è la possibilità di gestire degli add-on, quindi una specie di plugin, diciamo. Possiamo scaricarne, andiamo subito a vedere molti, qui c'è tutta la lista. E questi add-on andranno ad aggiungere delle funzionalità al browser. Ad esempio, io ho scaricato per prova uno, che è quello del traduttore. Praticamente non mi basterà che andiamo su una pagina web. Clicchiamo su questo add-on. Come vedete, si aprirà questa schermata che ci chiederà di scegliere in quale lingua vogliamo tradurre la pagina. Praticamente il browser si collegherà a Google Traduttore e la nostra pagina verrà automaticamente tradotta nella lingua voluta. Quindi, cosa molto, molto, molto bella, molto rapida, e lo fa praticamente automaticamente. Altra cosa molto interessante di questo browser è la gestione delle gesture. Se notate qui in basso a sinistra, che volendo possiamo anche spostare, possiamo metterlo ad esempio in alto a destra o in basso a destra, c'è un pulsante con una mano, con un dito che indica. Praticamente cliccando su questo pulsante si aprirà la pagina delle gesture. Qui noi dovremo fare dei disegni che corrisponderanno a delle azioni, per esempio ci porteranno, con la G ci porteranno a Google. Se faccio una N, mi aprirà una nuova finestra, una nuova tab. Se faccio questo, dovrebbe chiudere la tab, esattamente. Poi avremo ovviamente i pulsanti di avanti, e quindi in questo caso non mi va avanti perché non ero ancora andato indietro, che si fa così. E quindi, come vedete, possiamo andare. Vediamo se va avanti. Eccolo qua, avanti. Per gesire le gesture basterà andare nelle impostazioni, quindi qui Quick Access Gesture, e qui abbiamo la possibilità di andare a vedere tutte le gesture, quelle preimpostate, quindi tutti i disegni, diciamo, che possiamo fare per fare le azioni già preimpostate, oppure cliccare su Nuova Gesture. Per cliccare su Nuova Gesture, come vedete, sarà possibile andare a digitare un URL. Oppure, semplicemente, se noi ci troviamo su un sito, cliccando su Nuova Gesture, qui comparirà automaticamente la pagina che stavamo visitando, quindi è anche molto veloce come cosa. Basterà cliccare su OK e scegliere il disegno che vogliamo fare. Una volta che abbiamo impostato tutto, basterà cliccare nella pagina di internet dove siamo e disegnare la gesture, e questa andrà a fare l'azione che avevamo prefissato. Questa sinceramente è una cosa che mi piace molto. Altra cosa molto interessante di questo browser, oltre alle gesture e agli add-on, è la possibilità di sincronizzarsi con il browser anche presente per iPhone. Infatti, Dolphin Browser è disponibile non solo per Android, gratuitamente ovviamente, ma anche per dispositivi iOS, sempre gratuitamente. E da qui sarà possibile andare a sincronizzare, ad esempio, i preferiti, le pagine visitate e tutto quanto tra le due versioni dell'applicazione. Quindi, cosa molto utile per chi magari come me ha sia un dispositivo Android sia un dispositivo iOS e vuole magari avere tutto sincronizzato tra di loro. Questa è una cosa che veramente riesce, alla perfezione. È possibile loggarsi con diciamo, account direttamente di Dolphin Browser, oppure andare a loggarsi ad esempio con Google. Bene, detto questo, mi sembra di aver detto più o meno tutto. Vi invito a provarla, comunque è gratuita, quindi molto semplice provarla. Altra cosa interessante è nelle impostazioni,
il user agent, quindi la possibilità di andare a impostare come si vuole visualizzare la pagina, quindi se come dispositivo Android, come dispositivo desktop, oppure direttamente anche come iPhone o iPad. Quindi se noi vogliamo ad esempio simulare che stiamo visualizzando una pagina con l'iPad, basterà cliccare su iPad e le pagine verranno appunto caricate in modalità iPad. Ovviamente adesso magari viene tutto un po' male, perché ovviamente lo schermo dell'iPad è decisamente più grande rispetto a questo, però comunque avete visto che si può fare. La versione dell'applicazione per dispositivi iOS, secondo me, ha un pochino meno funzioni proprio per come è costruito il sistema rispetto a questa. Ad esempio, non possiamo andare ad installare degli add-on e lo user agent semplicemente ci switcha da versione desktop a versione mobile. Quindi è un pochino meno potente, ma comunque diciamo le funzioni principali, come ad esempio le gesture, ci sono tutte. Bene, quindi ripeto, consiglio di provarlo, soprattutto se avete un dispositivo Android e uno iOS. Ok, la recensione si conclude qui, io vi saluto e vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti!